Passiamo all'ultima relazione di questa sessione, ricordando che dopo questo intervento faremo qualche minuto di discussione e poi ci sarà un intervallo di un'ora prima dell'inizio della sessione pomeridiana. E adesso è il momento allora di presentare il collega Iorio, Eugenio Luigi, che è professore a contratto presso alcune scuole di specializzazione dell'Università di Napoli, e vorrei ricordare che attualmente presiede il comitato scientifico dell'Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, stress ossidativo di cui è un esperto cultore. E la tematica infatti del suo intervento si riferisce proprio all'ipossia, ai radicali liberi e agli antiossidanti, dai nutraceutici convenzionali ai modulatori fisiologici. Iorio, sono 20-25 minuti. Grazie. Allora, veniamo velocemente al tema di oggi che mi è stato affidato e che in qualche modo si collega idealmente anche ai miei simili colleghi che mi hanno preceduto. In realtà oggi si è parlato molto di nutrienti, però l'accento delle ultime due relazioni ci ha fatto capire, soprattutto quello del professor Marotta, anche l'importanza dell'ossigeno, che spesso io considero un po' la cenerentola dei nutrizionisti, eppure sappiamo che l'ossigeno è importante per tutte le funzioni vitali. Infatti la nostra nutrizione alla fine ci consente di estrarre semplicemente equivalenti riducenti, atomi di idrogeno, quindi di qui a fra poco il nostro pasto nelle nostre cellule diventerà semplicemente atomi di idrogeno per nutrirci. Questi atomi di idrogeno dovranno incontrare l'ossigeno a livello dei mitocondri per poterci consentire di estrarre energia chimica. Quindi sappiamo quindi che in assenza di ossigeno questi processi, partendo dallo stesso metabolito, dallo stesso substrato, portano pochissima energia. Il glucosio in assenza di ATP bruciato ci dà solo due, in assenza di ossigeno ci dà 2 molecole di ATP, in presenza di ossigeno ce ne dà 34-36. Quindi l'ossigeno è assolutamente determinante per i processi nutritivi. Però qualche volta ci succede che i mitocondri non sono una macchina perfetta, quindi ribadiamo anche in questo contesto di sala molto di fitness e attività sportiva, ricordiamo che l'1-2% dell'ossigeno non riceve i 4 atomi di idrogeno che vengono dei nutrienti tutti insieme, ma uno per uno. E questo genera inesorabilmente la produzione di specie radicaliche. E i radicali, come sapete, sono atomi e raggruppamenti di atomi nei quali si realizza una condizione particolare, cioè la presenza di un solo elettrone in un orbitale. Normalmente in un orbitale ci sono 2 elettroni, quando ce n'è uno solo questo genera una condizione di reattività. Però la produzione di ossidanti non è qualcosa di eccezionale o di imprevedibile, è qualcosa di codificato negli organismi viventi. La nostra cellula produce continuamente ossidanti, quindi è un messaggio fisiologico molto importante, perché oggi c'è la campagna contro i radicali liberi. Attenzione, i nostri mitocondri, le nostre membrane cellulari, il nostro reticolo endoplasmatico, il nostro citosol produce continuamente specie ossidanti alle quali è legata la nostra stessa sopravvivenza. Pensiamo un leucocita che è stimolato da un antigeno, da un batterio, attiva immediatamente una catena di enzimi partendo dall'NDPH ossidasi. Questi enzimi produrranno radicali liberi per ammazzare i batteri, dopodiché queste specie ossidanti verranno disattivate dalla superossidismutasi, dalla catalasi, dalla glutatione perossidasi. Il problema è che quando queste specie in eccesso, chiaramente non contrastate dalle difese antiossidanti, si troveranno davanti delle cellule e distruggeranno chiaramente tutto ciò che incontreranno. Gli ossidanti agiscono in genere sottraendo dunque elettroni, quindi molto suscettibili sono tutte le molecole che hanno doppi legame, quindi gli acidi polinsaturi, ovviamente gli acidi grassi polinsaturi saranno un bersaglio elettivo, quindi attenzione anche alla somministrazione di omega 3, attenzione, dobbiamo vedere in che terreno vengono somministrati, perché il primo processo che subirà sarà sicuramente una perossidazione. Gli antiossidanti ce ne sono tanti, ne avete sentito parlare, però attenzione anche a ricordare la fisiologia. In questa piramide degli antiossidanti, glutatione è la triade più importante di potenza, e la glutatione è la triade enzimatica, quindi facciamo in modo innanzitutto che funzionino bene i nostri enzimi, tanto tutti quelli che sono i cofattori, i coenzimi di cui hanno bisogno, perché no, attraverso una sana alimentazione. Poi vedete che trovate antiossidanti circolanti, l'albumina, la trasferrina, l'acido urico, che la biochimica tradizionale ha sempre bocciato come molecole brutte e cattive, in realtà sono molecole assolutamente determinanti che abbiamo conservato in millenni di evoluzione per tamponare nelle giuste quantità l'eccesso di radicale. E poi troviamo mano a mano a scendere gli antiossidanti esogeni che assumiamo con l'alimentazione.
Ovviamente i radicali liberi producono fondamentalmente per ossidazione dei lipidi come target principale, e la nostra difesa, come è stato detto anche prima di me, una delle grandi difese è il glutatione, questo tripeptide che, essendo il cofattore della glutatione per ossidasi, ci consente di far fuori soprattutto questi importanti marcatori, ma anche amplificatori del danno che vengono generati anche dell'insulto ossidativo delle membrane cellulari. E quindi oggi parliamo di un fattore emergente di rischio per la nostra salute, che si chiama stress ossidativo, dovuto alla rottura di questo fisiologico bilancio tra la produzione e la eliminazione di specie ossidanti. Se non messo a posto questo squilibrio, può produrre da un danno cellulare a un danno mano a mano maggiore, che non solo è invecchiamento precoce, ma anche patologie degenerative, laddove, attenzione, queste specie ossidanti possono essere la conseguenza di questi processi e non sempre la causa. Quindi oggi la biochimica mette a disposizione dei metodi, dei tool per valutare il bilancio ossidativo in vivo e ex vivo, e generalmente un buon laboratorio che si interessa di questi problemi dovrebbe poter fornire almeno due batterie di test, una orientata a determinare il livello di ossidanti e una mirante a determinare il livello di antiossidanti, tra cui vi ricordo molto importante il DROM test tra i primi, valori da 250 a 300 unità, e altri per quanto riguarda la capacità antiossidante, l'antiROM, il BAP, il TAS e quanti altri. Quindi, avendo questi marcatori di stress ossidativo di tipo biologico, ci possiamo identificare questo fattore di rischio che normalmente, attenzione, non dà luogo ad una sintomatologia clinica. E questo dallo studio dello stress ossidativo si è passati probabilmente oggi un po' troppo velocemente alla interazione antiossidante, senza aver compreso probabilmente ancora meglio le basi di questi fenomeni, per cui oggi c'è un po' una tendenza a un ritorno indietro però ragionato. E a me piace molto il termine, quando parlo nelle conferenze, di modulatori fisiologici. Come possiamo modulare questo fenomeno, che è importante, dello stress ossidativo per l'adattamento, per la sopravvivenza? Lo possiamo fare con una serie di modulatori fisiologici che assumiamo normalmente con la nostra alimentazione quando è corretta e bilanciata. Sono tantissimi. Quindi non solo gli antiossidanti, ma sono fitonutrienti, quindi vitamine, lipidi, amminoacidi, tioli, peptidi, proteine, enzimi, fitonutrienti, minerali. Tutto quello inconsapevolmente che assumiamo con una sana alimentazione ci aiuta a modulare fenomeni fisiologici. È chiaro che quando vogliamo poi utilizzare questi principi come integrazione nutrizionale, dobbiamo fare i conti con la farmacologia, che ci dice: attenzione, è importante la forma farmaceutica e la dose, la biodisponibilità, la relazione tra struttura e attività. Dobbiamo considerare che gli antiossidanti lavorano in un network orizzontale, ma c'è anche una stratificazione verticale, che non tutti vanno, non sono antiossidanti buoni per tutte le stagioni, per tutti i tessuti, quindi c'è una compartimentalizzazione. E poi ci serve sempre evidenziare scientificamente quando ne parliamo di questi effetti. E ritornando al nostro ossigeno, sicuramente avete potuto capire anche dalla prima relazione, molto interessante il professor Ramotto, quanto importante la conservazione della funzionalità polmonare ci aiuta a vivere di più e meglio, e quindi significa utilizzare l'ossigeno può essere un fattore importante per la qualità e per la durata della nostra stessa esistenza. Però sappiamo che oggi diamo scarsa importanza alla carenza di ossigeno, che ci viene da tanti fattori spesso misconosciuti. La carenza di ossigeno è un segnale importante, dice al nostro microcircolo: attenzione, sono tanto in sofferenza, io ho bisogno di ossigeno. Quindi questo scatena sicuramente dei messaggi, dei segnali che noi conosciamo bene. Per esempio, ricordate la classica curva di dissociazione dell'emoglobina: si sposta a destra, l'emoglobina diviene meno affine, libera più ossigeno, i vasi sanguigni si dilatano, arriva più sangue. Ma quando l'ipossia persiste in maniera cronica, genera acidosi, e l'acidosi purtroppo è l'anticamera dello stress ossidativo, e quindi da uno stress ossidativo intracellulare passiamo ad uno stress ossidativo sistemico, e quindi questo è correlato sicuramente con tante malattie. Se ne contano oltre 100 che sono le patologie da stress ossidativo. Molti colleghi in sala avranno sicuramente studiato questo test, che in qualche modo è stato un po' croce e delizia dei nostri studi accademici. Chi non ha studiato su Giton, che è morto qualche anno fa, sul test di fisiologia diceva: ogni dolore, ogni sofferenza umana e persino il cancro deriva da una carenza di ossigeno. Oggi diciamo da un cattivo uso dell'ossigeno, perché vorrei ricordare, questo è uno studio fatto con il CONI, che dice chiaramente: io se faccio un'attività fisica di endurance molto prolungata, come in questo caso, attenzione, il mio livello di radicali liberi cresce, quindi probabilmente potrei non avere un beneficio di questa attività, perché questa attività mi fa bruciare ossigeno in maniera tale che i miei mitocondri non riescono a contrastare la produzione di radicali liberi. E allora
Che facciamo quando c'è una carenza di ossigeno? Possiamo utilizzare forse l'ossigenoterapia, l'ozonoterapia? Beh, punto interrogativo. È un modo, ma attenzione all'altra faccia. E noi abbiamo studiato lo stesso ossidativo partendo dai neonati. Prima si nasceva in casa, i neonati nascevano cianotici, si mettevano nell'incubatrice ad alto ossigeno, risolvevamo il problema della cianosi e poi dopo 3 mesi diventavano cieche questi neonati. Perché? Perché l'ossigeno al 100% non è l'ossigeno al 20% e genera chiaramente danni negli organi più sensibili, il cristallino e la retina. La prima patologia da stress ossidativo si chiama proprio fibroplasia retrolenticolare. Quindi l'ossigeno va maneggiato con cautela. Come vanno maneggiati con cautela gli antiossidanti? Oggi c'è una politica che dice di più e meglio. Questo è uno studio su PNAS meraviglioso che ci dice: attenzione, l'eccesso di vitamina C con l'alimentazione, con gli integratori, in realtà, vitamina C, quindi acido ascorbico, pigliato chimicamente dato nei ratti, oltre un certo limite che potrebbe essere l'equivalente di 1-2 grammi al giorno per l'uomo, produce acqua ossigenata anche nelle cellule muscolari, e l'acqua ossigenata certamente non è qualche cosa di vantaggioso. Quindi attenzione all'effetto pro-ossidante degli antiossidanti. Oggi però dalla natura, cominciamo dagli studi condotti su alcuni tipi di alghe che vivono nella barriera corallina, ne vivono in ambienti incontaminati, cominciamo a capire dallo studio anche di longevità di questi microrganismi che possono essere una fonte importante di nutrienti, e una di queste si chiama il Lithotamnium calcareum. È un'alga molto particolare che si è specializzata a concentrare in forma moltissimi minerali in forma altamente biodisponibile. Questa è stata la base della formulazione di un nuovo nutraceutico, un nuovo modulatore fisiologico, in realtà è altamente conosciuto, che è deutrosulfazime, che contiene praticamente un estratto di questa alga contenente 78 oligoelementi, quindi è assolutamente un record, 34 enzimi e 17 amminoacidi. Questa è semplicemente un'analisi praticamente con l'assorbimento atomico dei minerali contenuti in questo estratto di Lithotamnium calcareum. Vedete, trovate praticamente di tutto, quasi 72 elementi. Questa alga, l'estratto è molto noto nella farmacopea perché in tantissimi modelli previene la decalcificazione ossea in modello di ratto, previene la formazione di polipi, quindi parliamo anche di un effetto di tipo chemiopreventivo, e inibisce anche la proliferazione di cellule di carcinoma umano. Il deutrosulfazime, che ha nel Lithotamnium calcareum l'elemento determinante, contiene anche altri nutrienti, come vi dicevo, 17 amminoacidi, una serie di enzimi che lavorano attivamente, che sono gastroresistenti sul metabolismo ossidoriduttivo, e poi contiene, perché con un trattamento particolare questo estratto viene messo a contatto con delle correnti di geyser naturali e si arricchisce di una molecola molto, molto importante che guardiamo con certo interesse, che è il deuterio. Il deuterio, vi ricordo, è un isotopo non radioattivo dell'idrogeno, semplicemente c'è un nucleo un po' più grande, in quanto accanto al protone c'è anche un neutrone. Quali sono le proprietà di questo estratto che io sto studiando con molto interesse da circa 10 anni? Innanzitutto è una formulazione di tipo colloidale, e vi ricordo che colloidi sono fatti soprattutto la linfa, il sangue, quindi i liquidi che umettono le nostre mucose, le nostre serose, e questo garantisce certamente un buon prerequisito per la biodisponibilità. In vitro quando aggiunto praticamente in soluzione acquosa, il deutrosulfazime manifesta 3 importanti proprietà: una è più elevata conduttanza, un potenziale Z molto alto, e soprattutto è in grado di abbassare la tensione superficiale, quindi è un classico batotono, tra virgolette, agisce un po' come la bile, quindi ci aiuta la solubilizzazione di principi attivi mediante la micellazione. L'aspetto che mi ha interessato di questo prodotto particolarmente ambivalente era sul metabolismo dell'ossigeno. I risultati degli studi a che cosa ci portano a considerare? Alcune evidenze, e poi trarremo le nostre conclusioni. Innanzitutto, se questa formulazione colloidale viene disciolta in acqua ovviamente distillata, la quantità di ossigeno disciolto aumenta significativamente entro il 60° minuto, quindi di fatto l'aggiunta di una soluzione acquosa, la creazione di una soluzione acquosa si accompagna ad un aumento dell'ossigeno disciolto. Però in contemporanea, se effettua un dosaggio del prodotto del colloide nella sua forma nativa, quindi non solubilizzato, e lo testo per l'attività antiossidante ferro riducente, vedo che ha una eccezionale capacità antiossidante
in termini di attività ferroriducente che è circa 30 volte quella del plasma umano, quindi c'è un'apparente ambivalenza. Su questi dati preliminari hanno lavorato moltissimi colleghi dell'Università di Urbino, soprattutto dal professor Franco Canestrari, che è uno studioso ovviamente di valenza internazionale in senso ossidativo, e ha pubblicato pochi mesi fa questo interessante studio. In effetti, che non vi spaventate, quello che vedete è realmente la varechina, l'ipoclorito, lo sbiancante. Il suo sistema è stato molto semplice: in una provetta ha aggiunto un substrato target dello stress ossidativo, che sono a turno, era il glutatione, ovviamente perché è la molecola antiossidante per eccellenza, del DNA da plasmide, e poi dei sistemi cellulari, degli eritrociti e dei linfociti. L'aggiunta ovviamente dell'acido ipocloroso provocava immediatamente dei fenomeni ossidativi, ovviamente ossidazione del glutatione quando veniva aggiunto il glutatione, frammentazione del DNA, emolisi ossidativa degli eritrociti e dei linfociti. Quando invece nella stessa provetta veniva preaggiunta questa soluzione colloidale a base di dietrosulfazime, i risultati erano strepitosi, praticamente perché la formulazione era in grado di proteggere dall'ossidazione il GSH, il DNA, a delle diluizioni che poi molto molto basse, che sono poi quelle che vengono poi utilizzate nella pratica clinica, quindi negli eritrociti. E quindi queste sono tutte le cinetiche che ci portano a questa conclusione. Quindi c'era questa antinomia apparente, cioè la capacità di questa formulazione unica fino ad ora descritta in letteratura di aumentare la biodisponibilità di ossigeno, però di esibire anche un'attività antiossidante. Ma che cosa succede in vivo? In vivo uno studio è stato in parte citato, il professor Varotte ci dice che negli atleti, benissimo, se ci avviamo alle conclusioni per dire le evidenze, perché uno dei punti dei nutraceutici è l'evidenza scientifica, dato in questa popolazione, in uno studio in doppio ciclo controllata con placebo, venivano sfruttati praticamente tre differenti dosaggi, ma i risultati erano formidabili. Questi si tratta di soggetti dei maratoneti professionisti, si notava chiaramente una riduzione della frequenza cardiaca e un aumento delle performance respiratorie in termini di riduzione della frequenza respiratoria, aumento della VO2 max di cui avete sentito parlare, e un aumento del quoziente respiratorio, e ovviamente miglioramento anche dei parametri ematochimici. Molto interessante il dato sull'aumento dei livelli di emoglobina, un effetto assolutamente non dopante, e la riduzione dei livelli di lattato sierico, ovviamente con un aumento della popolazione linfocitaria. Questo studio è stato in qualche modo riprodotto anche, non solo nei maratoneti, in minor misura anche in un gruppo di ciclisti, i risultati sono l'aumento dell'efficienza. Però anche qui, negli stessi atleti, dove il prodotto ha dimostrato di aumentare il consumo di ossigeno, l'energia, l'ATP, però si aveva contemporaneamente un abbassamento dei livelli di radicali liberi. Attenzione, altro studio negli asmatici, dove è noto il rischio dell'ipossia, anche qui si aveva un rallentamento della frequenza delle crisi, una riduzione della necessità di ricorrere a una terapia farmacologica convenzionale a base di beta-stimolante e di cortisone. E poi nella fibromialgia dolcis in fundo, che è una patologia oggi viene riconosciuta da stress ossidativo, caratterizzata da dolore e fatica decisamente al femminile, dove è importante la componente anche muscolare di energia, e vediamo che in questo studio condotto in cieco con placebo, ben pubblicato tra l'altro dall'Università di Siena, il professor Marco Longo dimostra con molta chiarezza che almeno 4 dei 7 parametri miglioravano in maniera statisticamente significativa già a 30 e poi a 90 giorni. Parliamo di dolore, perché la fibromialgia è soprattutto dolore e compromissione della qualità della vita. E recentemente avete visto anche dal professor Marotta, che mi ha anticipato anche questo studio su cellule endoteliali. Due parole: le cellule endoteliali rappresentano un substrato molto importante, un target di tanta terapia. Oggi si possono tirar fuori, ma già da diversi anni, dal funicolo ombelicale, metterle in piastra queste UVEC, e sono cellule umane. E che cosa si nota? Con l'aggiunta del deutrosulfazime alle cellule endoteliali in coltura si vede nettamente un aumento, cioè il mantenimento della vitalità, ma il dato interessante è l'aumento della produzione di ATP, la riduzione dei livelli di lattato e questa è la cosa molto interessante, la espressione della superossido dismutasi manganese dipendente, cioè viene riprodotto in qualche modo in cultura cellulare quello che era stato accennato dagli altri studi in vitro, cioè effettivamente questa ambivalenza. E questo è anche un esempio di nutrigenetica, cioè si può indurre l'espressione con questo tipo di integrazione nutrizionale di geni che controllano punti chiave del nostro metabolismo. Quindi consumo di ossigeno, con attenzione, automaticamente si attiva una risposta di adattamento
che ha una sua cinetica a livello nucleare, a livello mitocondriale, con un aumento delle copie proprio della superossido dismutasi che è preposta a spazzare via la prima quantità, diciamo, di anione superossido che viene generata. E quindi si può spostare, si può in qualche modo spezzare oggi con deutrosulfazime commercializzato come Selfood, diciamo, agendo a vari livelli, ma sicuramente rendendo più biodisponibile l'ossigeno. Quindi si può spezzare questa catena che porterebbe ad invecchiamento, che invece ci porterà a una condizione di benessere. Quindi vi riassumo: i test condotti in vitro, i test condotti in vivo sui maratoneti, i ciclisti, gli asmatici, gli obesi, i fumatori e i fibromialgici. Come si usa? Si usa, molto importante, a gocce, e bisogna utilizzare una goccia tre volte al giorno. È importante poi aumentare progressivamente, quindi una goccia mattino, pomeriggio e sera, e poi di ogni due giorni portarsi alle 8 gocce, che è lo standard, 3 volte al giorno. E l'utilizzazione dell'acqua è importante, che avrete un prodotto molto delicato che deve essere solubilizzato in un'acqua idonea, possibilmente a basso residuo fisso, queste sono che possono essere particolarmente utili. I campi di applicazione sono tanti, almeno pari a quando le malattie recensite per stress ossidativo, che sono circa un centinaio. Una linea poi di formulazione che si adatta anche all'algoritmo diagnostico che l'osservatorio ha previsto, con circa altre 8 formulazioni come l'S-adenosilmetionina, il DNA, l'RNA, le multivitaminiche, che fanno da supporto alla formulazione base, il tutto questo in assenza praticamente di effetti collaterali. E siamo qui. E l'ultima diapositiva, semplicemente questo studio che pubblicammo sul Journal of Hypoxia nel 2005, non ci credevamo, parlare del paradosso, appunto, Selfood, e poi questo è diventato una realtà grazie alla collaborazione di tanti, questa è un po' la letteratura. Io vi ringrazio dell'attenzione, in particolare a Giorgio Terziani, che ha creduto molto in questo sogno, in questi 10 anni di studi. Grazie.